L'ecografia è il terzo occhio del medico. A sostenerlo sono i ricercatori dell'unità operativa neuroriabilitazione ad alta intensità della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli-Irx, coordinati dal responsabile Luca Padua. Le evidenze scientifiche raccolte dal docente di Neurologia all'Università Cattolica e referente scientifico della Fondazione Don Carlo Gnocchi, che ha lavorato insieme ai dottori Daniele Corace e Claudia Loreti, sono state pubblicate in forma di lettera sulla prestigiosa rivista New England Journal of Medicine. Nel caso di interventi chirurgici, l'ecografia può essere usata per conoscere bene la condizione anatomica del nervo e delle strutture circostanti in fase preoperatoria, ovvero a cielo chiuso. Questo permette di pianificare l'intervento con maggiore sicurezza, conoscendo e preparando le procedure da attuare. Attualmente l'utilizzo del supporto ecografico in questo tipo di interventi è limitato solo ai centri altamente specializzati, in quanto ancora di recente introduzione e richiede un'elevata esperienza da parte del medico. L'auspicio è che sempre più ci si avvalga di questa metodica nello svolgimento di operazioni neurochirurgiche agli arti. Abbiamo trovato nottetempo un emendamento che poi purtroppo è entrato nella legge di bilancio, in cui si apre la porta dell'iscrizione agli albi e agli ordini, seppur in elenchi speciali, a coloro che per 36 mesi hanno esercitato una professione di tipo sanitario pur non avendone i titoli. Questa per noi è una cosa devastante, vuol dire aver fatto esercizio abusivo della professione sanitaria. Noi abbiamo il titolo di laurea per diventare fisioterapisti o dei titoli equipollenti o equivalenti per coloro che avevano fatto dei percorsi precedenti prima che venisse introdotta la laurea. A dirlo è il presidente dell'AIFI Mauro Tavarnelli. Al cittadino dico di chiedere l'iscrizione all'albo dei fisioterapisti in modo da verificare se si tratta di un professionista vero, ha proseguito Tavarnelli. Gli abusivi della professione sono talmente tanti che noi da anni non riusciamo più a contarli. Chi ha portato avanti quella che noi chiamiamo sanatoria dice non potevamo far perdere il posto di lavoro a migliaia di operatori. Ma se non avevano il titolo, chi gliel'ha dato questo posto di lavoro? Se poi troviamo un falso medico in ospedale non è che non lo teniamo lì perché è un padre di famiglia. Le professioni della salute non sono uno scherzo. Studiare percorsi di riabilitazione per pazienti affetti sia da deficit motorio che cognitivo provocati da patologie e traumi di origine neurologica è al centro dell'attività della Fondazione IRCS Santa Lucia di Roma. In particolare nel centro spinale e nel laboratorio di riabilitazione delle lesioni midollari e di neurorobotica, grazie all'ampia casistica maturata nella neuroriabilitazione di persone con lesioni del sistema nervoso centrale a seguito di traumi del midollo spinale, sono stati sviluppati nuovi protocolli terapeutici, frutto di sperimentazioni scientificamente validate, che trovano in questo modo diretta applicazione nei percorsi di cura rivolti a questa tipologia di pazienti. A spiegare all'agenzia di Stampa Dire le nuove metodiche messe in campo e le tecnologie utilizzate, in particolar modo gli esoscheletri a supporto della riabilitazione fisica dei pazienti, è stato Marco Molinari, direttore del centro. Al centro spinale della Fondazione Santa Lucia ci occupiamo della riabilitazione delle persone con lesioni del midollo spinale. La tecnologia è parte integrante della nostra attività quotidiana, in particolare l'apparecchio di cui avete visto l'immagine, si tratta di un exo, di un esoscheletro per la riabilitazione della deambulazione che viene utilizzato nei pazienti con lesioni midolari incompleta per favorire il recupero della funzione del cammino, in particolare adattando alle esigenze specifiche del paziente i sistemi di controllo dell'esoscheletro ed insegnando a mantenere l'equilibrio e a coordinare la attività dell'esoscheletro con il cammino con le canadesi. Una terapia innovativa per curare l'Alzheimer che non ricorre all'utilizzo dei farmaci, bensì vuole aggredire la malattia stimolando i ricordi attraverso il contatto dei pazienti con foto, cuscini, stoffe, rosarie, odori e tutto ciò che può essere familiare. È il metodo TECI, l'acronimo sta per Terapia Espressiva Corporea Integrata, ideato da Elena Sodano. L'obiettivo, come ha spiegato la stessa Sodano nel suo libro Il Corpo nella Demenza, è quello di umanizzare il percorso terapeutico delle demenze. Il medico il metodo, grazie a supporti neuroscientifici, anatomofunzionali e psicologici, vuole ridefinire i limiti corporei delle persone con demenze, che con il progredire inesorabile della malattia vengono meno. Il metodo oggi è applicato a 15 pazienti all'interno del centro diurno per malattie degenerative Antonio Doria, nato a maggio scorso nel cuore del borgo di Cicala nella Sila. Nel programma adottato dal centro c'è anche la possibilità di interagire con le persone del posto, un'integrazione importante che umanizza e migliora gli esiti delle cure. Un gruppo di ricercatori USA ha categorizzato la malattia di Alzheimer in sei condizioni distinte basate sulla funzione cognitiva al momento della diagnosi, nonché su dati genetici che dimostrano le differenze biologiche tra i vari gruppi. I risultati rappresentano un importante traguardo sulla strada verso la medicina personalizzata, hanno scritto Paul Crane e colleghi della School of Medicine della University of Washington a Seattle nel rapporto pubblicato su Molecular Psychiatry. Lo studio ha coinvolto 4.050 pazienti affetti da Alzheimer a esordio tardivo e poi assegnati a sottogruppi cognitivamente definiti sulla base delle loro prestazioni relative a memoria, funzionamento esecutivo, funzionamento viso-spaziale e alla lingua al momento della diagnosi. Le frequenze genotipiche per ciascun sottogruppo sono state confrontate con quelle di controlli anziani cognitivamente normali. Per gli autori i dati raccolti costituiscono un forte supporto finalizzato a creare uno schema di categorizzazione. Ogni sottogruppo che abbiamo analizzato aggiungono gli esperti a OZ ratio estremi su nuovi SNP coerenti su più campioni indipendenti. Serve ancora molto lavoro a valle dei nostri risultati iniziali, aggiungono, ma ognuno di questi 33 SNP rappresenta una biologia sottostante che rende le persone suscettibili a uno specifico sottotipo di malattia di Alzheimer. Rappresenta quindi un possibile nuovo obiettivo per il lavoro futuro.